Parliamo di auto elettriche, ritorna sul palco per Italian Tech Vincenzo Borgomeo. Eccoci, buongiorno, buongiorno. Ritorniamo e parliamo di mobilità elettrica. Lo facciamo con Santo Ficilli, il country manager di Stellantis Italia. Prego, e Teodoro Liu, responsabile europeo di mobility di Accenture. Eccoci. Ed è un po', no, un ritorno alla meccanica, no, al fare auto. Siamo in quella che era una volta la più grande officina meccanica del mondo. E Torino poi è una tradizione straordinaria proprio per fare automobili. Non so quanti di voi sono mai entrati in una fabbrica di automobili, ma in una fabbrica di automobili ci sono le fonderie, ci sono le presse che sono dei palazzi giganteschi, c'è sudore, fatica, a volte anche sangue, perché produrre una macchina è complicato, costoso, difficilissimo. E tra l'altro anche Musk, prima avete sentito, ha di fatto omaggiato e ringraziato il presidente Elkann di averglielo aiutato a produrre la Tesla con Mau, quella che era una diceria del mondo dell'auto, è stata confermata, cioè chi l'ha aiutato a mettere le linee di produzione di una macchina, che poi è una sua fisicità, l'abbiamo scoperto. E quindi appunto da chi ha 14 marchi e fabbriche, come diciamo, potenti, grosse, dove si fatica e si produce oggetti molto complicati, oggi però sta vivendo un New Deal, cambia tutto, anche il modo di non solo di produrre, ma poi di approcciare il cliente. Ci racconti questa evoluzione? Sì, fa sicuramente riflettere il fatto che cioè, penso alla mia azienda, che sono oltre 120 anni di produzione di vetture con motore endotermico, e poi nel giro di pochissimi anni sta cambiando tutto verso le diciamo, nuove generazioni di veicoli elettrici o ibridi. Quindi c'è un'evoluzione molto forte in questa direzione. Quindi sono degli investimenti molto, molto pesanti, come potete immaginare, per andare in questa direzione che ha un semplice obiettivo, quello di rispettare l'ambiente, come dicevamo stamattina. C'è un tema ovviamente di produzione, no, che ci vede coinvolti. C'è anche un tema di come noi riusciamo a trasformare la relazione del cliente verso queste vetture, queste nuove vetture. Non è facile perché i clienti oggi sono abbastanza confusi in questa evoluzione molto veloce, quindi nel mio ruolo in particolare, essendo il capo del mercato italiano per il gruppo Stellantis, è quello di stare attraverso le nostre concessionarie che hanno un ruolo fondamentale nel spiegare a quelli che sono i nostri clienti qual è appunto l'utilizzo, il miglior utilizzo delle vetture, le condizioni, le formule di acquisto di questo prodotto, no? Che diventa sempre, come dicevo, più complicato. Ecco, e poi dopo questa rivoluzione porta anche a un altro approccio completamente diverso rispetto alla clientela, no? Sì, assolutamente. Quello che vediamo è che con l'elettrificazione del prodotto, di cui Stellantis e gli altri costruttori si occupano direttamente, in realtà cambia molto di più che il prodotto. Cambia la relazione, l'utilizzo del prodotto da parte del cliente, cambia la modalità di relazione tra il brand e il cliente, perché la mia provocazione è spesso che era semplice nel mondo in cui si consegnavano le chiavi e la macchina veniva gestita da solo. Oggi con una macchina connessa, con una macchina elettrica, con una macchina che spesso viene condivisa, che ha sempre più funzionalità di autonomo, la relazione è una relazione che è di lungo termine ed è una relazione che non riguarda solo il prodotto, ma riguarda la convergenza, quello che diciamo, tra diversi settori industriali. Parliamo di elettrico. Per arrivare alla mobilità elettrica serve una macchina elettrica, servono le colonnine di ricarica, serve la corrente che arriva alla colonnina, servono le batterie nella macchina, serve che l'energia che sta dietro le colonnine sia verde e quindi sia prodotta, come dicevamo anche stamattina, anche col ministro, nella maniera corretta. È un ecosistema sempre più ampio che fornisce delle opportunità. Ma anche che cambia il modello di business e il modello di ingaggio. E in questo è dove credo che sia una sfida per la società, quella di abilitare nei prossimi anni, che sarà, questo è ormai è chiaro, è il decennio dell'elettrificazione della mobilità dei passeggeri, abilitare in questi 10 anni tutta l'infrastruttura che ci abbiamo messo 100 anni a costruire. Non solo le fabbriche che ci sono da 120 anni, ma pensiamo alla rete di distributori, al supporto, alle officine, eccetera. Tutto questo dobbiamo ripensarlo e ricostruirlo nei prossimi 5-10 anni ed è una sfida che richiede la collaborazione di player che arrivano da industrie diverse,
insieme con il pubblico e il mondo delle istituzioni. Ecco, cambiamento, no? Abbiamo sentito parlare spesso di tradurre e trasformare la produzione di automobili termiche in elettriche. Ci racconti un po' dal punto di vista proprio dello sforzo economico questo che significa? Certo, lo sforzo, come facile capire, è enorme, anche perché gli investimenti si devono proiettare nel futuro con gli stabilimenti, con l'evoluzione dell'ingegneria che ci proietta anch'essa nel, diciamo, in questo mondo che abbiamo di fronte a noi. La nostra azienda sta facendo e prevede di fare degli investimenti enormi, parliamo di 30 miliardi di euro per poter mettere sul mercato delle vetture che rispetteranno sempre di più l'ambiente, rispettando anche le normative della Comunità Europea, che appunto consentiranno di salvaguardare un mondo sicuramente più pulito rispetto a quello che abbiamo oggi per i nostri figli. C'è un tema che va affrontato, che è quello dei costi di produzione, perché è facile capire che una vettura elettrica o ibrida, per sua natura, per sua complessità, ha proprio dei costi di produzione più alti rispetto a una vettura con motore endotermico, quindi l'impegno di tutte le case costruttrici, nello specifico della mia, è quella di abbattere i costi di produzione e di distribuzione. Per darvi due cifre, ci siamo dati degli obiettivi di riduzione dei costi che traguardano il 2024, dove pensiamo di scendere del 40%, quindi di costi di produzione, e un ulteriore 20% per arrivare al 2030. È chiaro che in questa fase, come diceva prima Teo, bisognerà tener conto di tutto quello che è lo sviluppo delle infrastrutture, sono necessari, se pensiamo come è composto il nostro paese, dove probabilmente al nord ci sono delle accelerazioni maggiori rispetto alla disponibilità di infrastrutture, confrontate con, purtroppo, con il sud, dove invece siamo un po' più lenti, quindi anche in questo senso evidentemente c'è bisogno del coinvolgimento di tutte le autorità che stimolino ovviamente l'utilizzo delle vetture elettriche, pertanto anche certe forme di incentivi possono aiutare in questa fase transitoria il cliente ad acquistare questi nuovi prodotti. Senza svelare segreti industriali, ma ci vuoi dire come arrivate a questi straordinari dati di riduzione dei costi? Beh, sicuramente bisogna lavorare con l'ingegneria. Noi abbiamo delle risorse in azienda che sono sicuramente, come abbiamo visto anche stamattina, proiettate verso il futuro, e poi c'è bisogno di coinvolgere tutti i nostri fornitori, che sono tanti, basta pensare a quanti componenti ha una vettura, e credo che soltanto, ovviamente anche rivedendo tutti i processi produttivi, soltanto attraverso queste tre principali leve si può puntare a ridurre i costi di produzione. E poi con 14 marchi, diciamo, componentistica, pianali. Sì, assolutamente sì, e questo è un altro punto, grazie, perché è un punto molto importante. Noi oggi abbiamo, diciamo, con questa sinergia che riusciamo a realizzare col nuovo gruppo Stellantis, abbiamo, diciamo, la possibilità di offrire al nostro cliente delle vetture che possono essere sviluppate su quattro diversi pianali a seconda del tipo di vettura. Abbiamo anche delle propulsori elettrici di tre diverse categorie, che quindi possono essere mixati con i diversi pianali, e poi dopo ovviamente anche i pacchi batterie che possiamo sviluppare nei nostri stabilimenti. Come sapete, abbiamo lanciato anche la produzione a Termoli, dove c'è una Gigafactory che si concentrerà sullo sviluppo appunto di tecnologie per batterie per motori elettrici. Quindi questa è una notizia, cioè Stellantis avrà solo quattro pianali declinati, sì, per tutta la produzione, sì, dalle Alpi alle Piramidi, sì, della 500. Fa parte della sinergia questo, okay, per l'obiettivo di abbattimento dei costi di produzione. E solo quattro pianali, per tradurlo dal tecno, è una cosa abbastanza incredibile, perché parliamo di utilitarie, city car, certo, maxi, certo, SUV, certo, sportive. Sì, sembrano pochi, dentro, in realtà sono molti, quattro pianali. Sì, no, perché sono molti, ma se pensate alla gamma che noi oggi offriamo ai nostri clienti, partiamo dalla più piccola, dalla 500, per arrivare al Wrangler, piuttosto che ai veicoli commerciali come il Ducato, quindi abbiamo un'ampiezza di gamma, e attraverso questi pianali la nostra ingegneria, dove ci sono dei geni, ha già previsto, diciamo, lo sviluppo attraverso questi quattro pianali, col mix ovviamente delle alimentazioni e delle batterie, per poter soddisfare tutte le esigenze di clienti privati, ma anche in particolare di aziende. E Lio, queste esigenze così diversissime, poi dopo come le approcciate dal punto di vista del cliente? Sì, io credo che mettere il cliente al centro, come diceva all'inizio Santo, sia esattamente quello che dobbiamo fare, e che dobbiamo fare dal punto di vista di industria, perché Torno al tema del perché stiamo facendo la rivoluzione elettrica, se posso, no? E ricordiamoci quello che abbiamo detto anche stamattina all'inizio: stiamo facendo la rivoluzione elettrica di fatto per lasciare un mondo migliore alle prossime generazioni, per abbattere le emissioni di CO2 che al 30% sono causate dal trasporto, e il 70% di queste è il trasporto leggero di autovetture. Quindi abbiamo un dovere di abbattere queste. Ci possiamo immaginare un mondo migliore
attraverso l'elettrificazione sì, stiamo facendolo sì, dobbiamo farlo nel modo giusto, con l'ottimismo, no? Che citava, è stato citato più volte questa mattina, ma consci dei rischi. Se noi non indirizziamo quello che serve al cliente per avere un'esperienza di ricarica e un'esperienza di utilizzo e, scusate, è l'ultimo punto, un'accessibilità al prodotto da un punto di vista anche economico che sia adeguata, rischiamo che la rivoluzione elettrica ci si rivolti contro, perché se poi lo scenario è quello di una macchina che non riesco a ricaricare nei tempi giusti e diventa un incubo ricaricare sulle strade perché ho 18 app diverse, 5 modalità di pagamento, arrivo e non funziona eccetera, questo rischia poi di essere un freno. Ora, vedendola in positivo e con appunto l'ottimismo che deve, io credo, caratterizzare questa fase, vuol dire che dobbiamo lavorare come società con i vari settori privati, con il governo e le amministrazioni locali per lavorare in questa fase per creare l'infrastruttura, infrastruttura che è sia fisica, colonnine, che digitale. Io credo molto nell'importanza dell'infrastruttura digitale sottostante la rivoluzione elettrica e il numero di start-up e di società che si stanno buttando in questo genere di servizi ci dice che questa è la direzione, perché forniranno al cliente, all'utilizzatore finale, l'esperienza che si aspetta, un'esperienza molto migliore di quella col motore termico di oggi da un punto di vista di utilizzo, di ricarica, di riciclo a fine vita, eccetera eccetera. Se siamo in grado di fare questo, io credo che faremo due cose: sia creeremo un mondo migliore da un punto di vista di sostenibilità, che è dove da dove partiamo, ma anche in parallelo costruiremo delle opportunità di business per le società che ci lavorano, di lavoro per le persone sul territorio, che io credo aumenterà e non diminuirà, e quindi sarà veramente la cosa giusta e la visione che possiamo realizzare nei prossimi 10 anni, che sono quelli chiave per questa rivoluzione. Sì, che poi diciamo è un lavoro complicato e anche un po' controcorrente, no? Perché le stime dicono che ogni auto in car sharing siano 6 automobili vendute in meno, quindi voi siete vittime carnefici, offrite un servizio nuovo ma poi avete un business vecchio da diciamo sostenere. Come conciliate questo New Deal con l'esigenza poi di produrre automobili e invece di offrire servizi nuovissimi di questo tipo? Ma come Stellantis in Italia abbiamo un impegno enorme in questo senso, perché abbiamo delle, diciamo, delle performance commerciali molto importanti. Pensate che grazie a Dio raggiungiamo delle quote di penetrazione del mercato del 40% sulle vetture e del 50% sui veicoli commerciali, quindi siamo molto attenti a questo fenomeno. Sicuramente l'evoluzione di servizi ci deve tenere legato al cliente nel futuro. La modalità vecchia di approccio al prodotto, che era l'acquisto, viene sempre meno, cioè ci orientiamo sempre di più verso il noleggio, che è anche una grandissima opportunità, no, per restare in contatto con i nostri clienti. Il contatto con i nostri clienti, come dico sempre ai nostri concessionari, si realizza all'interno delle nostre officine, no? A volte sembro di essere noioso quando parlo con loro, ma è proprio così che deve essere fatto il lavoro per stare vicino ai clienti, quindi bisogna far crescere, diciamo, le attività che ci consentono di mantenere il cliente fedele a noi e di servire il cliente in una certa direzione, e poi dopo, diciamo, l'attività di vendita o di noleggio nello specifico deve venire di conseguenza. Le officine hanno un ruolo importantissimo, perché le vetture, diventando sempre più complesse, più complicate, prevedono anche in questo caso del personale specializzato anche all'interno dell'officina. Ci vuole la patente per poter intervenire su una vettura elettrico ibrida, quindi sembra assurdo, ma è così, se pensiamo ai meccanici di una volta, per cui, diciamo, io ritengo che attraverso questa attività di fidelizzazione noi, ritengo e spero, di mantenere legato a noi i nostri clienti. Che poi tutti e due avete detto una cosa che sembra ovvia, no? Mettiamo il cliente al centro, dice, cioè, il cliente dove lo vuoi mettere? Di lato, per forza lo metti al centro il cliente, però poi nell'auto non era così, cioè, certo, in un passato neanche troppo remoto sembrava che le case automobilistiche e concessionarie, certo, ti facessero un favore a venderti, certo, la macchina, il rapporto era completamente ribaltato. Quando è avvenuto invece questo switch? Allora, come dicevo prima, c'è un impegno molto forte nella nostra azienda per mantenere il cliente legato a noi, perché è la garanzia del nostro futuro. Quindi questa cosa si realizza facendo crescere la qualità del servizio che rendiamo ai nostri clienti in officina e anche nel momento in cui andiamo a vendere le vetture. Perché, voglio dire, siamo un'azienda, facciamo business, quindi è fondamentale, oltre al raggiungimento degli obiettivi commerciali o economici di un'azienda, mantenere il cliente legato a noi. Cioè non può esistere futuro senza avere continuità di relazione con i nostri clienti. Quindi ci sono dei piani di training, di incentivazione della rete di vendita tutta, affinché questo si realizzi a totale beneficio del nostro cliente, che tra l'altro acquista delle vetture che hanno un costo, certo, ovviamente, che sia un noleggio, che sia un acquisto, come dicevo prima,
ma è un impegno molto forte. La vettura è il secondo investimento che fa un italiano dopo l'acquisto della casa, quindi è assolutamente importante che questo miglioramento della qualità e della fidelizzazione del cliente si realizzi costantemente. Che poi, prego, se posso aggiungere, no, anche sulla domanda che facevi, credo che il salto di paradigma sia quando si è passati dal vedere una catena del valore che era ingegnerizzo, produco, vendo, relativamente semplice, a capire che la mobilità è un ecosistema. E la mobilità è un ecosistema dove l'obiettivo delle diverse industrie che ne fanno parte è spostare le persone e le cose da A a B nel modo migliore possibile. Allora, se la guardo in questo modo, capisco che veramente il cliente è al centro e deve essere al centro, perché il cliente ha potere anche scegliere come spostarsi, no? Gli esempi di mobilità condivisa, piuttosto che i monopattini, i trasporti, cioè la scelta aumenta, ma aumentano le opportunità sia per il cliente che ha a disposizione diverse modalità e sia per chi partecipa a quell'ecosistema, perché va a guardare un value pool molto più grande. Cioè, noi quello che diciamo è l'automotive come vendita di macchine, ricambi, eccetera, vale 3,5 trillion di dollari all'incirca nel mondo, la mobilità ne vale dai 5 ai 7, a seconda di quanto lo allarghi. Capisci che si va a aggredire un value pool molto più grande. C'è un altro punto, se posso aggiungere a quello che giustamente diceva Teo, poi qui abbiamo un numero di giovani molto elevato, no? Da cui c'è anche mia figlia, che non è qua, ma un ingegnere, mi parla sempre del suo telefonino, no? Ecco, la vettura, se vogliamo strecciare un po' il ragionamento, è molto più simile a un telefonino rispetto al passato, si aggiorna over the air, quindi la vettura diventa una modalità, un tramite per poter stare vicino al cliente. Noi dialogheremo con la vettura, dialogheremo col cliente attraverso la vettura, la quale ci darà delle informazioni, essendo connessa con noi, su come sta funzionando il motore, sull'autonomia che avrà, sul perimetro entro il quale può girare. Quindi ci sono delle informazioni e delle modalità di sviluppo tecnologico che ci consentiranno di avvicinarci sempre, certo, di più al cliente. La connessione sicuramente, però poi dopo è un rapporto che cambia, perché l'auto elettrica si rompe molto meno dell'auto tradizionale, ha meno parti, richiede moltissima manutenzione in meno. Quindi come conciliate questo, diciamo, maggiore legame virtuale con il cliente, perché l'auto è connessa, voi sapete tutto, gli fate gli aggiornamenti da remoto, però con una fisicità che manca, cioè dal punto di vista del business, se il cliente non lo vedete mai più ma è legato a voi con una connessione, dovete inventarvi anche una piattaforma, lo dico brutalmente, per monetizzare e fare business su una cosa che altrimenti diventa complicata. Il modello di business sicuramente nei prossimi 10 anni cambierà, quindi non c'è dubbio. Quindi io non sono un fautore del cambiamento per forza, sono un fautore dell'evoluzione. Quindi c'è un'evoluzione, quindi le case costruttrici, la mia casa costruttrice, Stellantis, si deve adattare e si adatterà a questo mondo che sta cambiando. Quindi se i giovani si approcciano al prodotto attraverso l'online, ma non solo i giovani, anche quelli più datati come me, si approcciano all'acquisto attraverso l'online, bisogna abituarsi a questo sistema, necessariamente adattarsi a questo sistema, e sicuramente, come dicevo prima, sarà la modalità di contatto con il cliente nel nostro futuro, che viene un po' meno probabilmente il contatto all'interno dell'officina, perché le vetture, come dicevi tu, hanno bisogno di meno manutenzione, quindi ci sarà anche un risparmio, no, da parte del cliente. Questo è fondamentale, e quindi ovviamente la casa costruttrice non potrà far altro che adeguarsi a questa evoluzione. E se vuoi posso fare un esempio di un caso dove stiamo lavorando insieme con uno dei brand di Stellantis, uno di quelli legati ai servizi, che è il brand Free to Move, dove Stellantis sta cercando di monetizzare, come dicevi, questo semplicemente ha un brand che vende i servizi di ricarica e quindi vende le charging card con cui in un modo subscription alla Netflix, fatemi dire, posso andare a fare la ricarica che sia nel pubblico, privato, posto di lavoro, eccetera. Questo è un modo in cui un costruttore, sfruttando la tecnologia, perché poi dietro c'è una piattaforma digitale, il nostro ruolo, eccetera, sfruttando la tecnologia rimane in contatto con il cliente e cerca di monetizzare anche una parte del ciclo di vita che prima non vedeva, perché dopo la consegna è nell'utilizzo e nella ricarica ed è peculiare del mercato elettrico. E questo secondo me è affascinante, alla convergenza di diversi modelli di business. Sì, una rivoluzione enorme, proprio per chi ha una rete complicata e grande come quella di Stellantis, perché sommando i 14 marchi a quanto arrivate adesso come numero di punti a terra di dealer? Allora, abbiamo in Italia c'è una presenza molto consistente che discende dalle due precedenti aziende, diciamo ex PSA, ex FCA, quindi abbiamo circa 400 concessionari in Italia, 1900 punti vendita,
abbiamo 3.500 officine, quelle di cui parlavamo prima, e serviamo il cliente attraverso circa 5.000 venditori, quindi è una potenza di fuoco enorme. Come dicevi, abbiamo una gamma di modelli molto ampia, no? Che va dalla 500 a tutta la gamma dei veicoli commerciali, per cui è necessaria una forza di fuoco di questo livello. Insomma, devi traghettare tutta questa fisicità sul mondo virtuale, diciamo. E grazie del tuo tempo. Grazie. Siamo con un, a proposito di tempo, a 0016. Riccardo, siamo anche stavolta perfetti, direi. Sono qua a ricordarvi che il tempo è scaduto. Grazie Vincenzo. A voi. Grazie per l'opportunità. Grazie Dante, grazie. Ciao, arrivederci, grazie.